Per la notte della Madonna, come la chiamiamo noi tranesi, Francesco Pansitta ha condiviso con noi una poesia dedicata alla Madonna, però c'è una novità Sì, di cui lui è molto sono contento. contentissimo che finalmente a Trani si organizzerà per quest'estate, credo a settembre, il primo festival dei dialetti, dove Fantastico. potranno partecipare non solo i dialetti tranesi, ma anche di quelle delle altre città pugliesi. Perciò chiunque sia di Bari, Lecce, Taranto che ha questa passione può andare sulla pagina adesso si chiama FIDP. Ok. Diciamo per dei dialetti pugliesi e può partecipare al concorso. Perciò la cosa E quindi ti sei già iscritto, io sono già Francesco? iscritto. Si possono inviare da 1 a 5 poesie. Quante ne mandate? Io ne ho 5 se ne possono mandare, anche perché io ne ho scritte quasi 500. Ho dovuto scegliere, insomma, perché per me sono tutte belle, però ho scelto 5 argomenti diversi: una sui bambini, una sui nonni, una sul gioco d'azzardo, una sul matrimonio e l'altro su San Nicola il Pellegrino che mi fece vincere tanti anni fa il concorso. Bellissimo, beh, Pensa speriamo che ci siano che... tante No, edizioni, che sia la prima, così le usiamo tutte ci tenevo a 500. questa cosa perché l'aspettavo, la desideravo da tantissimi anni, Un ok? saluto in dialetto di buona Pasqua. Beh, auguri a tutti e buona Pasqua. E non si mangia una sera a Pasqua che faccio male. Il colesterolo sta alzo, ok? Ciao a Grazie. tutti amici. Buona Pasqua. Ciao.